Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha iniziato la sua ricerca per i fuffi blocchi, dei cubetti molto carini a forma di gatto che più avanti nel gioco ci sbloccheranno un attacco molto potente. Oh, io ho confuso le zone. Pensavo fossimo da tutt'altra parte. Non ce la faccio più. Mi fa male la schiena. Fermiamoci qui. Chissà che fine hanno fatto gli altri. Sono stati sicuramente presi dal mostro verde. Che fine terribile. Vuoi dire che siamo noi riusciti a fuggire? Forse sì. Quel mostriciattolo verde è stato meschino. Attaccare proprio quando non c'era Bowser. Ah, se solo ci fosse Bowser. Supremo Bowser, chissà dove sei. Chissà cosa sta facendo. Ehi, hey, voi! Bowser, maestà! È vivo! Allora, ha conquistato il mio castello. Quell'essere verdastro sta dicendo la verità. Sì. Due strani tizi sono sboccati fuori dall'improvviso e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo, che già avevano preso il castello. Durante la ritirata strategica abbiamo preso questo cannone e se le dovesse servire. Tranquilli, ci sono qua io e non ci metterò molto a riprenderci ciò che è mio. Oh, certo, fratello del Goomba. Beh, cosa avete intenzione di fare con questo cannone? Scusa, in vogliamo usarlo per sparare un Banzai Bill contro il castello. Glielo faremo vedere a quelli là che si sono fregati il nostro castello. Ottimo, avete avuto un'ottima idea. Bene, fate fuoco. Cacchio. Ecco, veramente, deve sapere che al momento ci sarebbe un piccolo inconveniente. A farla breve ci manca il Banzai Bill da sparare. A farla ancora più breve ci siamo dimenticati di prendere le munizioni. Ma siete scemi? Incompetenti! Wow. Va bene, allora muovetevi a cercare un Banzai Bill. Con tutti quelli che ho sparato ne sarà rimasto qualcuno qua intorno. Sì, signore. Iniziamo subito con le ricerche del Banzai Bill. Però, dove dobbiamo cercare esattamente? Incompetenti! Cosa vuoi che ne sappia? Se vi dico di cercarlo, cercatelo e basta! Ah, sì, signore. Subito, signore. Ehi, non sarebbe una cattiva idea se cercassi anche tu? Cosa? Sai, quei tre non mi ispirano tanta fiducia. Che impertinente. Credi che non ci avessi pensato già da solo? Come posso fidarmi di quei tre stupidotti? Devo cercarmelo da solo il Banzai Bill. Allora, io intanto distruggo tutto per ovvie ragioni, che si sa mai che si nasconda un varpa. Ah no, allora siamo nella parte dove pensavo che fossimo. Proprio siamo nella parte giusta. Solo che prima c'era questo intermezzo che mi ero dimenticato. Di qua, Bowser. Ecco fa, per 10 monete, calmo. Per 10 monete non lo lasciavo certo giù. Ecco fatto, allora beccati questo. Beccati questo. Una palla... No! Meno male che è andato... Che non è andata bene. Allora, dicevamo... Ecco qua. Dai, apriti. Bravo. Apriti. Dai. No? Ancora niente? Apriti. Perfetto, non scappare, mi raccomando, che... Ho bisogno di tutti i soldi possi. Vabbè. Io detesto sto nemico perché va bene che ci fa guadagnare qualcosa di più, ma uno non è chissà quale guadagno e due è una rottura di palle il fatto che scappa. Detesto i nemici che scappano. Codardi. Forse però un giro di velocità al prossimo level up io glielo butterò. Ma giusto per partire prima di sti nemici, non per altro.
Apri? Bravo! E spero che tu, tra l'altro, ci crepi. Muori? No, è ancora vivo. Che... no, che fai? Allora, proviamo ad andare di brute force. Non ne sono sicuro che abbia funzionato, ma saliamo almeno di livello. Almeno quello. Perfetto. Mi avete detto che Bowser sale di classe a livello 10. Perfetto. Non è che ci sono numeri buoni, eh. Perfetto. Il numero più alto disponibile era il 4, quindi... tutti gli altri avevano numeri abbastanza bassi o comunque... niente di importante al momento che, come attacco e difesa, non avessimo già aumentato. E basta, non c'è nient'altro qua. Va bene. Allora, torniamo di qui. Tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ovvero... salire di livello. Perfetto. Dai. Ah, questo l'ho sbagliato. Questo l'abbiamo sbagliato. Vabbè. Questo giro io ho rilanciato solo una moneta indietro, va bene. Speriamo che una fiammata basti. Perfetto. Non scappare, mi raccomando. Ho bisogno. Perfetto. 100 punti esperienza. Non male. Tutto quello che ci serve è salire di livello al momento. Queste zone sono per Mario Luigi. Qua c'è appunto il nemico qui che dobbiamo far spostare. Questo vuol dire... allora, culo davanti, culo davanti. Va bene, facile. Solo che è al contrario, quindi culo davanti, culo davanti. E io mi sposto ora, perché sono una brava statua. Alla carica! Ma poi, metti il sistema di allarme che appunto ti fa vedere dove si sposterà sta statua gigante. E distruggi lo stesso bottone con cui lei l'ha fatto azionare. Il sistema di difesa perfetto, insomma. Allora, eccoci qua, al campo delle carotine. Thor. Qua abbiamo la possibilità di un buon guadagno se facciamo bene le nostre mosse. Se facciamo bene le nostre mosse, qui abbiamo un guadagno decente. Perfetto. Apriti anche tu. Bravo. Dobbiamo sperare in tante monete da 10. Beh. Che culo. Doppio risucchio. Questo sì che è stato un buon guadagno. 182. Ok, non è fantastico, ma al momento lo è. Al momento sono soldi che Bowser mette da parte. C'è qualcuno? Sì, no. Sì, fa vedere il carotone qua. Ma dove accidenti sono finito? Quasi sono solo campi. Chi si mette a coltivare in un posto come questo? Ciao, sono un brocchino. Che cosa dici mai? Non lo sai mica? Questi sono i campi dei torci bruchi da molte generazioni. Beh, sono troppo importante per interessarmi di patate e pomodori. Piuttosto dimmi, hai visto qualche Banzai Bill da queste parti? Banzai Bill? Certo che no. Ciao. Questi campi qua servono per la produzione di ortaggi sani e salutari. Arrivano ordinazioni anche dal castello di Peach per banchetti più importanti. Provali, sono ricchi di vitamine, sali minerali e mantengono la pelle fresca e il corpo sano. Riducono il... smettila di blaterare. Non mangio verdure io, solo carne. Wow. Ma cosa dici mai? Ora capisco perché sei tondo e appesantito. Non bisogna mai sottovalutare l'immenso valore delle verdure. Me ne vado. Che tipo antipatico. No, verdure.
sveglia rivincita. Chissà come mai troviamo una sveglia rivincita proprio qui. Chissà come mai. E un blocco di salvataggio. Proseguiamo. Oh, ma guarda un po'. Un carotone gigante. Forse potrò usare questo come missile. Che carota gigantesca. Mi piace, sono certo che funziona perfettamente come proiettile. Certo. Ci pensiamo noi. Siamo già qui tanto, voglio dire. Forza Luigi. Ehi, è cambiato aspetto questo. È diverso dall'altra volta. Probabilmente anche i globi saranno diversi, state attenti. Ci pensiamo noi. Dai però. Pom, pam, pom, pam, pam, pom, pam, pom, pam, pom, pom, pam. Addirittura è più divertente questo che fare la versione normale. Tra l'altro ho sbagliato solo il tempismo, ma solo perché era troppo vicino. Mi sto incazzando. Ma la musica poi è lentissima. Ecco, ora si è velocizzata. Forza Bowser, ancora un giro. Sta per scendere. Ecco, ora è velocissima. Troppo vicino, questo ho sbagliato io perché mi sono distratto. No, Mario. Cacchio. No, porca miseria. Ce la potete fare. Ma perché? Cacchio. Il tempismo, maledizione. Che nervoso quando mi canna per tanto così. A pensarci bene, forse è troppo grande per il cannone. Ehi tu! Cosa hai fatto alla preziosa giga carota cresciuta dal generazione dei torci bruchi? Il nonno del nonno del nonno del nonno, nonno del nonno del nonno del ancora prima, di due nonni ancora prima avevano piantato insieme il grande giga carota. E tu le sradichi così! Ehi, stai calmino! Ascolta, hai visto qualche Banzebil qua in giro? Non mi stai ascoltando per niente! Sì, so dove trovare un Banzebil! Sul serio? Dimmi dove! Qualche anno fa è caduto un Banzebil tra questi campi e la saggia famiglia dei Torci Brucchi l'ha custodito fino ad oggi! Ti interessa? Ovvio, dammelo! Potrei anche dartelo, ma non mi è piaciuto come ti sei comportato poco fa! Prima di tutto devi assumerti la responsabilità di questa giga carota, poi potremo parlare del Banzebil! Cosa vuol dire responsabilità? Hai capito bene, questa giga carota è il tesoro di generazioni di Torci Brucchi. Assumerai la responsabilità di ciò che hai fatto e... mangiala! Cosa? Colta la verdura, mangiala finché dura! È il motto della famiglia dei Torci Brucchi che si tramanda da generazioni! Ma sei scemo? Ma come accidenti faccio a mangiare una roba così grossa? Sono cazzi tuoi! Se non vuoi farlo puoi scordarti tuo Banzebil!
Va bene, ti farò vedere cosa sono capaci le mie zanne. Ah, c'è anche un limite di tempo. Hai un solo minuto per mangiarle tutte, non un secondo di più. Però puoi provare quante volte vuoi. Ehi, non sono una mietitrebbia, almeno fammi provare che sapore ha. Non si può. E se poi hai problemi di digerirla, potrei anche arrabbiarmi. Va bene, provale a darle un morso, ma soltanto uno. Bene, sono pronto. Gnam, gnam. Oh, ma guarda, siamo nella zona dello stomaco. Si è aperta una nuova zona. Ehi, sta succedendo qualcosa nello stomaco di Bowser. Va bene, andiamo a vedere, Mario. Ecco qua. E altra zona con lo stilo. Ops. Sei pronto, vero? Allora si comincia. Aspetta che ci arrivo subito. Ecco qua. Allora, io non so adesso se riusciremo a farla questa zona. Ho paura che lo stilo non vada bene. Se polverizziamo questi bocconi, Bowser potrà mangiarne di più. Usa lo stilo per polverizzare i bocconi nello stomaco. In realtà un mezzo trucco ce l'ho, aspetta. Non funziona il doppio click. Volevo usare il doppio click del mouse, ma non posso. È veramente dura riuscire a toccare tutti i bocconi che Bowser ingoia. Forse c'è un modo più semplice. Gnam, 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 gnam. Ah! Tra i bocconi che cadono ci sono degli enzimi che facilitano la digestione. Quando li ingoi la tua bocca brilla come in questo momento. Fai bene attenzione a quei bocconi ingoiati. In quei bocconi puoi trovare degli enzimi come questo. Quando sono rossi fanno sparire tutti i bocconi in un colpo solo. Però piano piano cambiano colore e perdono l'effetto. Ah, tra i bocconi che mangi sono anche piccoli enzimi come questo. Facilitano un po' la digestione. L'avete sentito? Quando la bocca di Bowser brilla cade in un enzima che aiuta la digestione. Che quindi è questo. Adesso è rosso ed è in grado di digerire tutto in un attimo. Ricorda in quale boccone si trova. Dai. Polverizza il boccone con l'enzima. Eccolo. Grazie a questo enzima possiamo far sparire tutti i bocconi in un attimo. Toccalo. Pruff. Devi ricordare quale boccone cade quando la bocca di Bowser brilla, per poi polverizzarla e scovarne subito l'enzima. Gnom, 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 gnom. Deve essere qua. Forse è questo. Ah, cavolo! Non è... Non ti fa capire bene in quale momento effettivamente cade l'enzima e cade il... E cade appunto il pezzo di carota. Questo deve essere un altro pezzo di enzima, toccalo. È quello minuto. Gnam, 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 gnam. Deve essere... Eccolo qua. Stavo dicendo, deve essere uno degli ultimi, per forza. Di cose. Bene, bene, bene. È il momento di iniziare la boffata. È stata una prova anche troppo lunga. Va bene. Se devo mangiare sta carota, allora fammi fare. Bene. L'onore di Torci Bruchi, tesoro di Torci Bruchi, l'orgoglio di Torci Bruchi. Inizia la sfida della giga carota che riunisce il corpo a madre natura. Finirò tutto in quattro morsi. Gnom. Certo. Però intanto il duro lavoro lo dobbiamo fare noi, stronzo. Che poi... Gnom. 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 Sei pronto, vero? E allora si comincia! Vai! Perfetto! Perfetto, che culo! Questo deve essere. Ah, va bene. Ci sono andato molto vicino, però. Subito, deve essere uno di questi. Bella, che culo! Questo. O questo. Questa è andata male, purtroppo. Questa era andata male, purtroppo, perché... Erano tanti ed erano mischiati. Deve essere qua, per forza. Bella, bella, bravo, bravo, bravo. Che culo! Bravo Bowser! Con un avanzo di 22 secondi. Bravo, bravo!
Ottimo! Hai stabilito un nuovo record! Incredibile! Sei riuscito a finire in 37 secondi! Complimenti! Un grande applauso per il campione Bowser! Ops, non c'è nessuno per applaudire! Ehi, non fare il furbo! Dammi il Banzai Bill! Quanta irruenza! Aspetta un attimo! Prima è meglio salvare e riprendere fiato, no? Cosa vuoi fare? Andiamo avanti! Dammi il Banzai Bill e facciamola finita! Come? Che cosa dici? Non ricordo più di cosa stavamo parlando! Non fare giochetti con me! Ricordo bene cosa hai detto! Ehi, stronzo! Arriva qua tutto baldonzoso e contamini i nostri pacifichi campi! Prima sradichi le gigacarote e poi te la mangi tutta! Non ne posso più di te! Ma hai detto tu di mangiarmela! Difenderò l'onore della famiglia dei torci bruchi! Ti sbatterò fuori dai campi! E va bene, se vuoi una lezione sarò felice di dartene una! Stronzo! Allora, io sono abbastanza sicuro che per farlo calmare dobbiamo colpirlo. Cioè dobbiamo... Aia! Dice, che palle! Allora, dobbiamo colpirlo sì, ma prima... Ha i pezzi sulla schiena. Cosa dovevo fare? Vabbè, in ogni caso. Ecco fatto, facile. Ah, mi sento stanco. Perfetto. Ulla, ma quanta vita c'hanno? Hanno resistito a due giri di salti e una martellata in faccia. Perfetto. No, troppo presto. Perfetto, bravo Mario. I colpi fortunati sono sempre ben accetti. Io con questo posso colpirgli direttamente la faccia, perfetto. Speriamo che colpisca solo la faccia. Non mi è mai piaciuto questo attacco, troppo impreciso. Ai, 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 ai. 88 di danno, vabbè. 76, vale più la pena tirargli un pugno a sto punto. Ecco fatto. Oh cavolo, speravo di tirargliene anche uno in faccia. Mi sento stanco. E adesso beccati sto cazzottone in faccia, scemo. E un secondo cazzottone. E ora mi arrabbio. Ah, vabbè, forse sai che in realtà colpirlo in faccia è meglio non farlo, perché magari mi ritorna tutti i punti gialli. No, questo. Perfetto. Ancora uno. Bravissimo. Guarda, se continui a fare così a me va più che bene, quindi rimbalzo. Ah. Porca di quella miseria. E il bello che lo so anche, cioè il bello che lo so che... Meglio che non l'ho colpito. Uff. Ecco fatto. Mi manca solo un pezzo, eh. Quindi abbiamo... Abbassati però, dannazione! Ecco fatto. No, questo qua. Ah, sono stanco. Beccati un altro cazzottone in faccia. Muori? No, è ancora vivo. Perfetto. Yes, I win.
pam 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 pam. Bowser sale nuovamente di livello e Mario Luigi quasi. Quindi siamo saliti anche di classe. E vai, classe argento. Sono molto contento. E un giro di difesa io te lo butterei, ma mi sa che... Esatto, abbiamo un sacco di uno. Bello, bravo. Certo, l'attacco già sta salendo di molto, però a questo punto tanto vale. Aia, che male. Se continui a combattere rischio di rovinare i campi. Me ne torno di sotto. Tieni, prendilo e vattene. E vai. Hai ottenuto il Banzai Bill. Evviva. Ora posso usare il cannone. E ho voglia di carote. E salutiamo il nostro amico Bowser. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.